Ma ragazzi, mamma, ma qua muore qualcuno. Ma se sei in... aiuto. No ragazzi, cioè io sono nato a Milano, cioè sono qua da 28 anni, una cosa così non l'ho mai vista. Ma la cosa che mi fa paura è che stamattina è sereno. Cioè io stanotte, io mi sono svegliato perché le cose che ho visto che sono venute in bagno hanno fatto un bordello tale che credevo ci fossero i ladri in casa. E mi sono svegliato urlando tipo: chi c'è? Cioè, no, ho avuto veramente paura. Cioè più che altro pensavo alla gente, cioè se eri fuori in quel momento, ma veramente rischi la vita. Cioè ti arriva qualcosa in testa, no? Cioè io sono scioccato. Raga, sono sotto casa mia, sotto la torre Gio Ponti. Cioè, ma non avete capito? Cioè, raga, è scioccante sta roba. Cioè, non c'è una pianta in piedi. Qua siamo in corso Venezia. No, ma ragazzi, cioè... Raga, cioè, hanno proprio sradicato gli alberi, ma grossi. Ma io sono veramente spaventatissimo. Ma ragazzi, è caduto il cavo della luce. Mamma mia. Poi domani devo andare in Sicilia, ma mi hanno cancellato il volo perché l'aeroporto è chiuso. Tutto così. Maltempo. Vanno a fuoco le regioni o bombardate dalla grandine. Maltempo. In tutto ciò voglio fare i complimenti al mio motorino che è rimasto in piedi. Amore. Bravo, amore. Ma ragazzi, ma a questo punto veramente mai estinguiamoci. Cioè, ma che venisse una tromba d'aria che ci spazza. Perché tanto, cioè, uno più che doversi svegliare e vedere coi propri occhi, anche se sei scettico, voglio dire, quando te lo trovi davanti, Non puoi chiamarlo maltempo. Ma il maltempo è la pioggia. Cioè il maltempo è il vento. Il maltempo to' una grandinatina. Cioè questo era un uragano. Raga, cioè lo scenario stamattina a Milano è veramente post-apocalittico. C'è un continuo di rumori di sirene perché la città è distrutta. E quello che mi spaventa è che tutto questo, cioè la forza massima di questo uragano, non so neanche come chiamarlo, è durata 10 minuti, cioè questo è successo in 10 minuti. Cioè se una volta piglia un altro uragano, monsone, o non so neanche quale sia il termine a questo punto, che dura tipo un'ora, cioè la città è rasa al suolo. È... cioè veramente non so neanche descrivervelo, cioè per me. Sono milanese, vedere proprio la mia città così è un colpo al cuore, cioè è proprio brutto.